La piramide l'ho definita io sulla base di alcuni schizzi che avevo fatto. L'idea di base è l'idea di Antonio Presti. L'ho progettata pensando alla base triangolare. Ho gestito questo progetto cercando di farlo diventare, a differenza delle piramidi quadrangolari egiziane o Brasile oppure messicane, eccetera, eccetera. Mi è passata l'idea di organizzare una piramide sulla base triangolare. Il triangolo è diventato automaticamente una sorta di segno riconoscibile in quel luogo. Ho immaginato che la piramide avesse il paesaggio inglobato delle eolie, la parte a destra guardando il mare, il Capo d'Orlando, la parte a sinistra Cefalù. Ho cercato in qualche modo di mettere nel conto questi attraversamenti. Il materiale si è scoperto nel momento in cui abbiamo deciso di lavorare, perché è venuto fuori che le pietre avevano tutte una forte componente ferrosa e quella componente ferrosa mi hanno spinto a prendere la decisione di realizzare la piramide triangolare con l'acciaio corten, cioè una forma di acciaio corten che penso e spero che abbia una durata per sempre. Ho pensato che la piramide dovesse diventare uno spazio dove persone diverse potessero pensare alle proprie cose, al proprio pensiero e quindi riflettere sulla propria esistenza. Una pratica quotidiana che si manifesta nel momento in cui una persona comincia a riflettere su se stesso. E ho voluto che la piramide diventasse una sorta di ritiro laico in cui ognuno potesse riflettere su se stesso, dandosi qualche risposta in base alla piramide e alla sua condizione, per esempio al suo essere presente con il momento in cui il problema piramide si annulla nel darsi come luogo di accoglienza della luce. Ho dovuto fare in questo caso un'esperienza curiosa, particolare, che è quella di avere costretto il raggio del sole a darmi l'indicazione del suo punto di tramonto, mettendo a disposizione una portiera di una vecchia 500 che era stata buttata e che io dovevo utilizzarla per avere l'allineamento del triangolo di base con lo spigolo che guarda Cefalù, che mi ha permesso di disegnare la radenza del raggio della scomparsa del sole. La base della piramide triangolare mi corrisponde esattamente al raggio del sole. Sono le pietre che sono state recuperate durante lo sbancamento che è stato fatto e sono state riordinate. Il percorso a spirale si svolge all'interno del triangolo, ha dato il segno evidente di un percorso infinito, cioè come se nel pensiero di una qualsiasi persona diventasse tangibile l'elemento dello sviluppo di una spirale. Lo sviluppo della spirale è uno sviluppo che va all'infinito e diventa un grosso segno
dell'esistenza stessa, insomma.